Quali sono le opportunità che appunto apporterà il progetto Work for Change alla comunità? Diciamo che è un'esperienza che abbiamo accolto con piacere, affidando a Minos, che è l'associazione capofila che porterà avanti questa iniziativa, e quindi noi come partner metteremo a disposizione tutto ciò che è possibile istituzionalmente parlando per far sì che questi quattro settori, queste quattro aree di intervento del progetto possano formare nell'ambito della comunità aliese, quindi i nostri concittadini, ma non solo, anche quello del territorio, delle forze lavoro che saranno poi messe a disposizione della comunità. La mia presenza oggi ad Alia racconta 10 anni di storia, 10 anni dalla costituzione di questa associazione Minos, che ha fatto davvero tanta strada. Per me oggi è un privilegio poter parlare di sostenibilità, poter parlare di futuro per tanti ragazzi che sono coinvolti nel progetto. Tutto questo in una sinergia che si racchiude nella denominazione stessa del progetto. Work for change, cioè lavorare per generare cambiamento. Questo è l'obiettivo che ci poniamo, partendo dalle aree interne, parlando di turismo, parlando di arti e di antichi mestieri. Credo che sia molto importante la sinergia fra, Minos e insieme alla Porta del Sole, la scuola e il comune, per fare capire ai nostri ragazzi che si possono fare tantissime cose per cercare di rimanere sul territorio. Per la scuola rimangono sul territorio in quanto vendono e fanno prodotti del territorio, spiegano il loro territorio. Con la falegnameria e soprattutto con il turismo potrebbero fare esattamente la stessa cosa, uscendo dal contesto scolastico che è sicuramente più rigido. Potrebbe essere sicuramente qualcosa di molto molto importante per loro. Work for Change nasce per dare più competenze ai giovani del territorio del comune di Alia e comuni limitrofi. Sicuramente le competenze non saranno solo per i beneficiari del progetto, ma anche per lo staff dell'associazione, che arricchirà sempre di più il proprio bagaglio in termini di programmazione e gestione dei progetti. I laboratori saranno 4, di cui uno di promozione turistica, uno di musica, uno di arte del legno e l'altro di disegno tecnico su AutoCAD. Compito di noi docenti sarà quello di valorizzare il capitale umano, quindi i ragazzi che seguiranno i corsi, al fine di poter dare loro anche una soluzione alternativa per delle esperienze lavorative.